Ragazzi, oggi per il chat del Gardo vi porto con me in Romagna la piedina. E in abbinamento ho scelto per voi un vino del Coglio del 2020, ronco del Frassino Sauvignon. Un colore luminoso, lucente, un giallo paglierino di bellissima densità. Il naso con i sentori di mela verde, kiwi, queste sfumature selvatiche che mi ricordano il basilico, con questa chiusura riodata. Il gusto è una freccia tagliente, freschissimo, con questa nota sapida, questa chiusura di agrumi, in questa nota mi ricorda la menta. Bene, per fare la piedina, farina, ingredienti, lievito per piedina, strutto, sale e acqua. Lo impastiamo, poi dopo, ragazzi, vi scriverò la ricetta come sempre, con tutti gli ingredienti e le dosi. Adesso andiamo a stendere la nostra piedina. Intanto, ragazzi, stendo la piatta. Questa è la ricetta di mia nonna, la ricetta, secondo lei, tradizionale, ma anche secondo me, però ci sono tante varianti a seconda del posto dove ci troviamo. In questo caso, di Cesena. Allora, stendiamo, intanto facciamo riscaldare la nostra piastra. Cerchiamo di andare a forno abbastanza tonda, proprio alla casalinga, quindi proprio così e via. E adesso andiamo a cuocere la nostra piedina. Piastra la piedina. La giriamo. Intanto il mio vino sempre con me. E poi andiamo a fare la classica piedina romagnola. Squacquerone, prosciutto crudo e rucola. La nostra piedina è pronta e andiamo a comporla con... Che fragranza c'è? Andiamo a metà. Squacquerone di Romagna, della centrale del latte di Cesena. Prosciutto nostrano. Sì, a me piaceva la farcita, quindi ne metto una fettina in più. Rucchetta, rucola. Chiudiamo la piedina. Eccoci qua, ragazzi, questa è la nostra piedina. Squacquerone romagnolo, quindi la centrale del latte, prosciutto nostrano e rucola. In abbinamento Rocco del Frassino.